Buonasera a tutti e bentrovati in questa nuova puntata di Palcoscenico. Qui con me questa sera abbiamo Alessandro Raffi. Ciao Alessandro, benvenuto. Ciao Elicia, ciao a tutti. Questa sarà una puntata che ci farà venire l'acquolina in bocca, direi, perché Alessandro è il titolare, a parte il titolare della pizzeria amalfitana di Chiari, è un docente di panificazione, ma questa sera è qui con me per parlare della sua vincita al Guinness World Record. Una vincita di questo Guinness per la pizza in pala più lunga del mondo, che è arrivata a 38 metri e 47 centimetri. Alessandro, come hai fatto ad arrivare a questo Guinness? Come vi è venuta questa idea a tu e alle persone che hanno partecipato con te? Sì, diciamo che l'idea è nata da un mio collega, che è Massimiliano Simeone, che lui è proprio di Rivarolo. E come ci raccontava una volta, no, diceva che una sera mentre stava lavorando e stava facendo delle pizze in pala, aveva fatto una panetta un po' troppo grossa perché gli avanzava un po' di pasta, ne ha fatto un po' più grossa e quindi questa pala gli si era allungata talmente tanto che gli è scivolata e gli è caduta anche per terra. E nell'allungarla, quindi da lì ha detto, caspita. Sai che è arrivato 1,5 m, perché non proviamo a fare quella più lunga? Allora si è informato per fare la pizza in pala più lunga del mondo e diciamo il progetto è nato da lì e da lui. E dopo noi ci siamo, con questo mio collega Massimiliano, ci siamo conosciuti a una competizione e da lì allora, dalla sua idea, dopo mi ha contattato e abbiamo iniziato a creare la squadra. Con cui siamo riusciti a ottenere questo Guinness. Che eravamo, e noi, diciamo, la squadra ufficiale era composta da me, da Massimiliano, da Luca Montarsino, che quello magari lo conosciamo un po' tutti, Davide Civitiello, che anche come pizzaiolo a livello mondiale è molto famoso, e dopo c'è sempre comunque delle colleghe più youtuber che sono Alessandra e Viviana. Che anche loro sono delle bravissime professioniste, e diciamo questo era il gruppo ufficiale. Dopo eravamo circa una trentina di altre persone, c'erano una trentina di altre persone che ci hanno aiutato, perché senza di loro sicuramente non ce l'avremmo mai fatta a fare questo record. Allora, come già anticipavi, vi siete ritrovati, non eravate a Brescia, ma eravate a Rivarolo Canavese, in provincia di Torino, e tu eri l'unico bresciano del gruppo. Esattamente. Allora, a me la domanda, quando mi hai detto questa cosa della pizza più in pala più lunga del mondo, la prima domanda che mi è venuta è come avete fatto a farcela stare in forno? Cioè, come può starci una pizza così lunga in un forno? Come l'avete cotta e come l'avete impastata? Ecco, sì, no, abbiamo fatto tanti piccoli impasti, perché naturalmente se no, diciamo l'impasto totale era circa 280 kg, quindi ci sono anche delle impastatrici enormi, però nel nostro piccolo abbiamo fatto tanti impasti che man mano stendavamo e univamo uno all'altro. E il forno, in verità, che mi chiedono tutti, però in verità alla fine il forno non era una cosa stratosferica, ma era un classico forno a tunnel dove la pizza entra da una parte e esce dall'altra. Perché diciamo che il record noi dovevamo tenere la pizza almeno di larghezza non inferiore ai 50 cm. Noi siamo stati, mi sembra, sui 65-70 cm e dovevamo farla almeno di 30 metri di lunghezza. Se era sotto non avremmo ottenuto il record, noi siamo arrivati a 38 metri e 47 cm ufficiali. Quindi è stata dura, sofferta fino all'ultimo centimetro prima che uscisse dal forno, perché ci sono stati dei momenti, dei punti critici che insomma, se saltavano, rischiavamo di non fare il record. Ecco, quindi c'era l'ansia proprio, che diciamo, dai, esci dal forno, perché molto. Però è stato bello, è stato dura. Lunga, perché abbiamo iniziato a stendere verso le 10 di mattina e l'ultimo pezzo abbiamo finito di cuocere verso le 3:30, 4 di pomeriggio. Quindi è stato impegnativo, sì. Come dicevi, eravate in sei attori principali in più, c'erano una trentina di aiutanti che vi hanno supportato. Come vi siete suddivisi i ruoli? Cioè, tutti facevano tutto oppure ognuno ha avuto la sua parte all'interno della realizzazione di questa super pizza?
Sì, diciamo che i compiti veri e propri se ne siamo suddivisi proprio nel momento in cui abbiamo iniziato a stendere e a cuocere, perché c'era chi stendeva, dopo chi intanto Maria attaccava la pasta e aiutava comunque a spostarla nell'entrare nel forno come prima cottura. E eravamo in due che andavamo dalla parte opposta dal forno a vedere che uscisse bene e rimanesse attaccata e venisse spostata da tutti i collaboratori che c'erano, perché comunque bisognava coordinare tutti i collaboratori, perché non è semplice essere a 15 metri dal forno, non vedi effettivamente se devi tirare un po' di più, se devi tirare un po' di meno, quindi bisognava dirigere i lavori. Quindi diciamo ci siamo suddivisi in due persone che seguivano poi tutti i collaboratori, due, tre che stendevano, schiacciavano, stendevano, univano la pasta, uno che controllava la pizza quando è all'interno del forno, perché magari si creava qualche bolla che rischiava di andare a rompersi o comunque a essere sicuri che andasse tutto liscio, insomma, ecco, diciamo quello. Quindi sì, ognuno aveva un po' il suo compito, perché non è stato semplice. A che gusto l'avete fatta questa pizza? Era una pizza No. multigusto o tutta margherita? Tutta margherita, si sta sul classico, pomodoro, mozzarella, basilico, che poi quella piace a tutti, e poi comunque è meno impegnativo, ecco, sì, che comunque questo è un progetto che è nato circa un anno e mezzo fa, ripeto, da Massimiliano, e non è stato semplice, innanzitutto anche trovare i posti, gli sponsor, tutta l'attrezzatura, tutto quello che serviva, e poi con questa situazione Covid anche volevamo farla prima, perché volevamo farla in primavera, abbiamo rimandato per appunto questa situazione, però ecco, ce l'abbiamo fatta fortunatamente ed è andato tutto bene, quindi contentissimi. È stata veramente, quando abbiamo fermato la pizza, che è uscita, proprio è entrato un respiro di sollievo e andata. Senti, poi hanno partecipato appunto al Guinness World Record internazionale. Che emozione è stata avere lì proprio dei giudici internazionali che hanno misurato la pizza, l'hanno poi anche mangiata? Certo, sì, no, la pizza deve essere comunque commestibile e comunque deve essere mangiata tutta. Infatti noi l'abbiamo tagliata e servita a tutte le persone che c'erano lì ed è volata tutta. In quanti l'hanno mangiata 38 metri di pizza? Mi sembra che abbiamo fatto circa 900 porzioni. Un bel Quindi po'. sì, abbiamo dato da mangiare un po' di persone, sì. Bene, credo sia stata proprio una grandissima emozione, soprattutto perché sei stato l'unico rappresentante bresciano di questa crew, insomma. Esatto. Hai portato un po' di Brescia anche a Torino per rappresentarci anche in quest'ambito. Sì, Beh, no, infatti è stato anche bello perché c'era appunto da Napoli, da Roma, a Torino, da adesso Luca Montarsino. È stato bellissimo anche partecipare comunque dei grandi professionisti. E sì, anche il giudice del Guinness, insomma, sono magari cose semplici, però vederlo che tira il metro, va a misurare, controlla il centimetro, sai, sono tutte emozioni nuove, forti, mai vissute, quindi sicuramente sarà un ricordo che mi rimarrà impresso nella mente per tutta la vita, quindi sono felicissimo di aver partecipato a una cosa così grande. In quante persone adesso a Chiari ti vengono a chiedere la pizza lunghissima? Fino a che misura arrivi nella tua pizzeria? Scommetto che qualcuno sarà entrato e ti avrà chiesto: Alessandro, fammi 5 metri di pizza. Come battuta, sì. Come battuta, sì, però ecco, no, noi facciamo la classica, mezzo metro, un metro, ecco, quindi. Però sì, dei clienti dicono complimenti, dopo mi fanno delle domande che gli racconto un po', diciamo, come stiamo facendo noi, due chiacchiere così. È sempre bello condividere anche le esperienze con tutti, con le persone che conosci, con le persone, i clienti, sono Una son bella belle cose, sì. soddisfazione, una bella emozione per te e credo proprio anche per tutti gli altri. Esattamente, sì. Cercherete di darvi un nuovo obiettivo e quindi di farne una ancora più lunga nei prossimi anni, ovviamente, visto che questa l'avete appena fatta, Sì. oppure vi fermerete? No, l'idea è quella. Adesso bisogna vedere un po' sempre lavorativamente se si riesce a organizzare, perché comunque anche Massimiliano, che è stato l'ideatore di questo progetto,
veramente lo ammiro per l'impegno che ci ha messo, perché non so come ha fatto nelle ultime settimane con lavoro e poi tutto lo seguire un po', perché poi essendo lui diciamo, l'ideatore, tutti chiamavano lui, quindi è impegnativo, non è una cosa così semplice che se pensi vuoi farla, trovi, fai, e non è così semplice, perché ci sei anche l'agenzia di organizzazione che ci ha dato una mano a organizzare tutto questo evento. Comunque anche loro, non so, anche i piani di sicurezza per l'evento, sai, sentire tutti gli enti che servono per fare un evento così non è una cosa da poco. Esatto, Quindi immagino anche le quantità degli ingredienti che avete utilizzato, cioè la farina, eh l'acqua, cioè in che sì. quantità e perché. Quindi no, quello sì, esatto. Infatti, ripeto, abbiamo detto circa 280 kg di impasto, circa 80-90 kg di mozzarella e circa sempre 80 kg di pomodoro. Quindi, Un camion per trasportare tutti gli ingredienti per fare ah questo evento. sì. Quindi è un po' non è semplice, sì. Bene, io ti ringrazio Alessandro per averci raccontato questa bellissima avventura. Invito tutti ovviamente a venire ad assaggiare la tua pizza. Ci vuoi dire dove sei? Quelli sono a Chiari, alla pizzeria Amalfitana di Chiari, quindi vi aspetto quello volentierissimo, anche per fare due chiacchiere, così per conoscerci. E niente, quindi grazie a te Licia, grazie a Radio Bruno. Grazie e complimenti per il tuo Guinness. Grazie Aspettiamo il mille. prossimo, almeno i 40 Speriamo. litri. Ciao Speriamo. Ciao Licia. Alessandro, grazie Ciao, mille. grazie.